Buongiorno a tutti e ben ritrovati sempre qui dal Perla di Nova Gorica per il Day 1B delle ISOP, quarta tappa della stagione 2015-2016. Praticamente siamo in partenza, ore 14, ci sono veramente tantissimi giocatori in attesa di entrare nella Poker Room. Esatto Romina, buongiorno a te e buongiorno amici da casa. Il chip leader del Day 1A è il grandissimo Pampa Sosa, che ha fatto gioire tutti i nostri amici napoletani, appunto portando il Napoli dalla Serie C1 alla Serie A. Sala gremita qui nella Poker Room del Perla, sono tantissimi giocatori come potete vedere alle mie spalle che hanno preso parte e si sono schierati al Day 1B di queste ISOP Season 2015-2016, lo abbiamo ricordato, quarta tappa. Tantissimi giocatori appunto, ad esempio Antonio Scalzi, Robby Muso, Francesco Zollo, Diego Caserio e Alessandro Nannini, mentre tantissimi sono anche i club che hanno aderito a questa giornata di poker. Ne cito solo qualcuno, ad esempio il team leader della classifica, che è il Wine Time di Montesilvano, il club Prestige, il team Adamas e Media e il club 2 di Picche. Intanto vi ricordo che è possibile seguire il nostro blog live sempre super aggiornato all'indirizzo pokerfactor.org. Siamo al secondo livello di gioco, già molti giocatori presenti, sono 121 e vi ricordo che c'è la possibilità di iscriversi fino alla fine dell'ottavo livello. Il Day 1C di questa sera avrà inizio alle 21, ma l'appuntamento è a più tardi, dove intervisteremo il chip leader di questo Day 1B.